Allora, vabbè, a parte questa, io stavo facendo il decluttering, ho iniziato, ho già declutterato delle cose, quindi ve le faccio vedere al volissimo, perché voglio veramente diventare ancora più brava, perché già ho fatto tanto decluttering in passato, vediamo se riesco a aggiustare un pochino la luce, non lo so. Allora, questo qui è abbastanza nuovo, comunque preso quest'anno. È un burro cacao, cera per labbra, adesso che è estate è tipo oglietto, d'inverno è più gelatinoso. E è buono perché comunque il cioccolato, caffè, non è male, ma io non uso questi prodotti. Se lo trovo al volo qua, non so, sto smucinando ma non trovo. Ok, ecco, io amo e vi consiglio questi qui. A parte essere molto 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 carini e profumosi, sono gli unici che a me fanno veramente, cioè veramente fanno, idratano le labbra, fanno qualcosa per il resto, invece questi qua. Cioè non lo so, a me burro cacao seccano le labbra, quindi è molto difficile che io trovi dei prodotti validi. E niente, quindi questo è praticamente nuovo, lo regalo, via, ma non perché non sia un buon prodotto appunto, ma perché purtroppo io sono particolare. Andando molto di fretta, questo qui mi è piaciuto moltissimo. Astra, vedete 03, è fatto così, vedete che l'ho utilizzato parecchio. Unica cosa, comunque non lo sto più usando, il colore è carino, però non lo sto usando, forse non uso nemmeno più questi colori qui, boh, ho notato che mi spengono, però questo lo regalo, lo lascio magari a casa di miei, non lo so, ma vedo così. Quando sono lì l'uso. Poi qui veramente sono stata spietata. Tutti i ho alzato un po' la luminosità, dicevo tutti i bronzer così. Io questo qui di Sheglam, vedete? È vecchio, lo adoro, vi faccio vedere, è fatto così. Qui c'è il colore, questa è la colorazione espresso e dall'altra parte c'è il pennellino. Questo mi pare che me l'avevano mandato tempo fa. Si sfuma da Dio, cioè guardate qua, 5 secondi si è sfumato. Il problema è che è troppo caldo e quindi non va bene per la mia pelle. Stessa identica cosa a questi, sempre questo Shein, quando addirittura ancora era Shein, bellissimo pure qui questo bel colore super sfumabile, però vedete molto 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 caldo, quindi non va bene nemmeno quando mi abbronzo praticamente. E questa parte poi di illuminante molto bella. Ripensandoci, forse qualcosa di caldo la dovrei pure tenere perché mi potrebbe servire, però non lo so. Sto usando gli altri sempre di Shein. Questo qui è anche molto bello. Io amo questa parte, infatti un po' sono indecisa perché è proprio bianca, però stiamo sempre lì. Poi questo non lo uso perché è molto caldino, non sembra, ma fidatevi che è caldo. Quindi niente. Tra l'altro ho messo un treppiedi tipo per telefono, se si muove perché sto sul letto, e ho preso un microfono, quindi spero che l'audio sia migliore. Questo qui è famosissimo, almeno il Mary Lou è famoso, questo qui è il Bonnie, però stavamo sempre là. Io mi sono detta e ridetta, lo uso come ombretto, invece non lo sto usando perché non mi vedo più coi toni caldi o comunque mi ci trucco, però boh, non lo so. Quindi pure questo, via. Poi queste in realtà sono cose già viste, cioè già che ho visto che ho deciso di tenere al volo. Questo primer qui di Astra. Poi questo blush di Sheglam sempre, che è trasparente e quando lo toccate diventa di questo colore, è molto carino, della collezione Wonka. Questo blush di MAC che ha questo colore bellissimo, che sembrerebbe una terra ma è un blush. E è questo qui, lo finisco e poi faccio il back to MAC. Illuminante di Becca. Questi io li adoro. Adesso hanno fatto il pack nuovo. No, bellissimi questi qui, questi blushini qua. Poi questi due ve li faccio vedere insieme. Questo è di L'Oreal e questo Sheglam. Io li metto insieme e li utilizzo dentro al blush cushion che avevo dei Pokémon, che è finito, e faccio il refill con questi. Praticamente
questo vedete è molto pigmentato, sempre aranciato, quindi va bene anche adesso. E questo è un bel prodotto e li metto insieme, molto carino. Questo qui è un illuminante super mega strong, ma veramente mi ho messo una lacrima, guardate qua che cosa non è, cioè veramente super glitteroso. Lo tengo perché comunque ho solo questo così. Poi avevo trovato al volo questo blush che volevo levarlo, ma il colore è proprio adatto a me, quindi lo tengo. Aspettate che spengo il condizionatore perché sono freddo. Questo qui è bellissimo, solo che non mi ricordo il marchio. E è sparito. Era un mini size. Io non lo so. Il marchio purtroppo. Vedete? No, non si intravede più. Questo è bellissimo. Questo è veramente il colore illuminante perfetto per me e per la mia carnagione. Guardate qua, bellissimo. E poi che cosa abbiamo? Quest'altro illuminante qui di una collezione di Essence di Natale. E vedete sempre così chiarino, ci sta magari un po' per tutti i giorni. Un altro blushino, questo qui di Chic Glam, collezione Frida, questo Glory Fuchsia Power. E niente, questi si tengono tutti. Questo qua era sempre Kiko, ve lo faccio vedere qua, vedete, molto bello. E niente, direi mi vado a sciacquare la mano e ritorno. Io non so come fare perché qui non rende niente, però così i colori sono leggermente più veritieri effettivamente. Non so come fare. Ci vorrebbe la ring light, non mi va solo di prenderla, però mi sa che me la vado a prendere, se no me la prendo in qualche altro posto. Solo che mo non si reggerà la ring light. Mi sa che mi è capitato, ma mi prudono le orecchie. L'unico modo per grattarle è quello. Ultimamente c'è un sacco di allergia. Cioè, so anni e anni che mi salvo. Adesso d'estate mi è venuta l'allergia. Comunque, eccolo qua. Il colore qua si vede. Sì, no, vabbè, adesso si vede molto bene. Dai, no, lasciamo così. È questo. Quindi non lo so. No, via. Intanto, sapete qual è la cosa? È che io quello lo penso insieme a questo, che in realtà è un ombretto, come vedete, giallo, color ocra, e messo insieme fa quell'effetto bello che a me piace in autunno. Ok, vabbè, li tengo solo per quello. Allora, io ho capito, penso di essere una winter come stagione armocromatica, quindi mi stanno sicuramente meglio i toni freddi, bla bla bla, però mi piacciono questi toni qua. Poi questo qui, arancionino chiaro, però sta sempre in combo con quelli in realtà. Io li uso insieme per fare questo blushino estivo. Questo qua, non so, telecomando, ok. Questo qui di Shein, che è due parti, abbiamo il blush, sempre questi pesca, con l'illuminante. Beh, carino però. Ma no, mi sa che qua andiamo veloci perché penso che non toglierò nulla a sto punto. Ma anche perché l'avevo fatta una selezione, vedete, un altro colorino così, che poi sono quelli che piacciono a me. Questo è bellissimo. Sembrano tutti uguali, ma fidatevi, non lo sono dalla luce. Cioè, è la luce più che altro. Questo addirittura c'ha tutti i glitterini. Anche perché ho levato un sacco di blush. Ecco, questo è bello estivo. No, guardate, questi rimangono. Poi qualcosina abbiamo levato tanto, quindi va bene così, direi. E pure questo, già che ci sto. Questo invece è sempre Chiclam. Vediamo un po'. È ombré. Questo è uno di quegli ombré che andava tanto. Boh, vabbè, anche perché li devo provare addosso, non me li ricordo come sono addosso. Vabbè, altro giro e altra corsa.
Allora, per farvi capire, questo è il cassetto che noi stiamo vedendo adesso. Questi qui sono la fila di illuminanti che io non vi ho fatto vedere perché fondamentalmente li tengo tutti. Anche perché, vedete, non c'è tantissima roba, molta roba. L'ho già deglatterata. L'unico che è nel forse per me è questo, però è anche solo da collezione. Cioè, guardate che bello, a forma di pianeta, quindi ci può stare pure per look più particolari. Poi qui abbiamo tutti questi qui. Fatti così, questo è il pack vecchio, vediamo se c'è qualcosa del pack nuovo che è fatto così. Io li amo, io uso tantissimo, ho quasi solo questi ormai, cioè veramente mi piacciono da impazzire ed è per quello che stanno qua, semplicemente per quello, perché stanno qui e non li levo, oppure bronzer mi piacciono da morire. Adesso li devo andare a mettere il cassetto di prima e ci siamo. Capisco perché non mette bene a fuoco. Madonna, col flash sembra tutto zossissimo. Bene, bene, bene. Questo invece è il primo cassetto sul pelle, diciamo. Setting spray, questo è molto buono. Il problema qui è che io qui sto ottenendo le cose estive. Ho ottenuto le cose estive. Il problema è che per quanto io stia prendendo il sole, non mi sto abbronzando come al mio solito e quindi non saprei nemmeno io cosa tenere. Tipo questi per me sono scurissimi e non vanno bene, quindi non lo so. Qui i primer, quindi io per ora qui lascerei così, insomma. Il cassetto che a me preme risolvere è questo, che è quello dei rossetti nude. Quindi non so se lo faccio adesso o se poi lo continuerò, però qui tocca metterci mano perché veramente la situazione è ingestibile in questa maniera, non va bene. Tra l'altro che carino questo. Mappa. Ma che sta a perdere? Oh mio Dios. Perché? Che sta succedendo? Ma quanto è bello questo, Madonna. Allora, questa è la situazione col flash. Scusate, ma sto morendo di sete. Non sono più abituata a parlare per fare i video. Allora, non so se lasciare il flash oppure no. Allora, abbiamo, vedete, schiamo questi. Sono dei nuovi prodottini di Shiglam che mi hanno mandato e li potete vedere tutti swatchati su TikTok. Io li pubblico spessissimo, sono molto più presente che qua. Sono fatti così, copiati da qualcuno, ma non mi ricordo da quale brand. Non me lo ricordo e diciamo che questo è il prodotto. Ho preso un colore a caso, però sono molto molto belli. Mi piacciono tanto questi qui, però non li uso tantissimo, sono sincera, perché comunque i gloss sono un po' così da utilizzare, però devo ammettere che ci stanno e sono carini. Non avendo cose del genere, essendomi stati anche omaggiati, va bene così. Poi andiamo avanti. Insomma, anch'io che pesca. Questo qui lo teniamo perché è troppo particolare. Qui ve lo dico, sarà dura perché io ormai metto solo nude, quindi. Cioè, guardate qua. Bellissimo. Questo si tiene. Questo qua io l'ho messo l'altro giorno. È un prodottino che cambia colore col pH delle labbra. Il problema è che diventa troppo fucsia. Più che fucsia, bello scuretto. Non lo so, io questi colori non li sto mettendo, quindi non lo so, ve lo faccio vedere. Mettiamolo qua al volo. Diventa un berry. Non so che fare, sinceramente. Non lo so. Mettiamolo nel forse. Fatemelo levare perché vedete, è già tinto. Aspettate che voglio provare. Sì, meglio, dai. Allora, tintina di Nabla Blair, molto carina, colore caruccio, bel nudino, anzi lo dovrei utilizzare più spesso, questo assolutamente rimane, questo forse lo spostiamo, questa qui è bellissima, ve la stra consiglio, questa è la colorazione, non so se è in edizione limitata, un bellissimo nude.
Mamma mia, l'odore è un qualcosa di pazzesco. Profumo da morire questa. E niente, non ve la faccio vedere perché questa tinge veramente di brutto. Ora, questo qui, Chiclem, vabbè, qua abbiamo la solita parte gloss che poco ci interessa. Però qui abbiamo la vera e propria tinta che è super mega chiara. E questa qui io la uso per schiarire o fare i punti di luce, tra virgolette, o l'ombre. Quindi penso di tenerlo perché non c'ho niente così. Poi questo qui 01. Io adoro i prodotti Debbie e Deborah, per le labbra sono bellissimi. Non so se mettervelo più alto il microfono. Spero che vada bene. Guardate che bello nude. Così proprio non li sto mettendo adesso, però ci piace. Ecco, sto vedendo cose che potrei levare, tipo questo qui, un lip gloss di Chiclem, bellissimo, è veramente bellissimo. Guardate anche il colore, cioè è stupendo questo, però io ne metto poco, preferisco tenere gli altri, quindi questo se ne va. Anche se, ripeto, ve lo consiglio, cioè guardate qua che bello. Poi queste io le amo, anzi strano che ancora quest'anno non le sto mettendo tanto. Le vinyl, cioè questa qua che è sul mio dino più pescato e l'altra rossa, ne dovrò prendere poi delle altre, queste mi piacciono troppo. Ah, poi, oh, madonna mia, ce la faccio più già. Però io c'ho caldo, mi tocca accendere. Allora. Sempre Debbie, Deborah, quello che è, Debbie 03, Rosino. Ecco, questi mi tocca sbocciarli perché ne abbiamo diversi simili e bisogna fare una selezione. Anzi, facciamolo subito se ci riesco. Ecco, questo ad esempio è Chiclem, sempre sul rosino, però è appunto più un nudino. Questo mi piace tantissimo, rimane. Poi questo è di Essence, queste non sono niente male, non so se le fanno ancora sinceramente, però sono molto carucce. Bello questo, Madonna, lo mettevo li devo mettere più spesso sti colori. Rimane, questo è quello che ho swatchato adesso, mettiamolo da parte, ecco, vedo già questa qui, la famosissima 13, giusto? Di Sephora. Prima andavano da morire sti colori qua. Mamma mia, che bella che è. Però vedete che già questo è più chiaro e diverso. Qui già diventa difficile la scelta. Questo che cos'è? Ever 05. Questo è un altro colore ancora. E ce ne teniamo pure. Cioè, vedete qual è il problema? E questo è il problema. Allora, ecco, vedi qui il problema, il pecca, ad esempio. Perché è tutto con le zucche. Io adoro la mia stagione preferita, l'autunno. Poi io adoro questi rossettini qua, Essence Matte, sono veramente belli. Il problema è che, a parte che il colore non c'entra niente con l'autunno, è questo colore qua e mi pare che non mi stia nemmeno troppo bene. Però lo devo provare, sapete, forse lo provo adesso. Questo me lo metto domani, perché forse è un colore che mi sta bene adesso. Comunque, come si asciugherà il mondo, qui sarà un problema. Mi sto a tenere in mano 3 ore questo e non lo sto usando. Questo sempre glossino, però è bello. Sa di cioccolato, cioè, come si fa? Vediamo, però, questi ce ne stanno diversi. Oh mio Dio, che ho cacciato fuori. Allora, troviamo l'altro, sono tre. Vediamo se lo trovo l'altro. Guardate, questo gloss è bellissimo, molto estivo. Cioè, vedete? Pumpkin, vabbè, quello che cacchio è, molto estivo. Cioè, è autunnale, però per me è estivo. Pure come colorino, così. E poi questo mi sa che tinge pure. Sì, mi sa che tinge. Guardate che bello il pack. Mi ce la morire. Aspettate che mi pulisco il volo. Depuliamoci un po', questi li lascio perché possono servire. Dicevo,
Vabbè, di questi vediamo se riesco un minimo a selezionare. Sicuramente questo per ora è il preferito. Questo qui, dicevo. Che è questo, quello rosina. Vediamo se troviamo un altro. Io sento rumori strani che non sono io. E sono sicura che è il coniglio perché mi ha sentito. Perché ancora non l'ho salutato oggi. Cioè non l'ho fatto entrare. Quindi sarà sicuramente incavolato nero. Non lo trovo. Magari l'ho già levato quello. Sapete che faccio? Mi tengo questo e questo arancionino via. Perché tanto sicuro non lo metto. Troppo aranciato. Quello mi sta meglio. Sì. Assolutamente. Queste qui invece le ho prese dal Mauris. Niente male pure queste. Mi piacciono ancora. Sono carine. Dovrei provare più spesso per vedere come. Come sono, c'è anche un'altra nude. La devo trovare. Sto glitter. Sì, sto glitter. Vabbè, ciao. Sto gloss è bellissimo. Tutto glitteroso. Di 4 carretti. Sì, vabbè, ti piacerebbe. Però, bello. E se mi ricordo bene, esatto, sa di menta, giusto? Sì, il mentolato. Cioè, guardate. Come si fa? Questo è bellissimo. Questo qui è di Zara. Mo è un po' zozzo perché ha il pack tutto opaco, ma è bellissimo. I rossetti di Zara opachi, cioè correte, sono un qualcosa di stupendo. Cioè, hanno una texture bellissima. Veramente super, 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 super consigliati. Ma veramente tanto. La faccio più già. Cioè, io mo me sparo. Questo è un tasto dolente, molto dolente. Questo è Fenty Beauty. Il problema con Fenty Beauty ho anche quella rossa. Colori bellissimi. Formula che mi piace da morire. Scovolino, applicazione, tutto. Pack stupendi. Questo è lo scovolino. Tutto quello che vi pare. Bello, meraviglioso. Il colore è stupendo. Il problema è che. Scusate, però è così. Scusate la franchezza, ma questo è il problema reale. Che praticamente li apri, li usi. Dopo poco cominciano a sapere di letame, di cacchina, sì, ma proprio quello, cioè sì, è quello il problema. Poi mettendolo sulle labbra dopo un po' svanisce, quindi per carità, però non è proprio il top della vita. Fatemi sapere se pure a voi è successo, non è che dici sono scaduti perché aperto dopo nemmeno 2 settimane mi ha fatto questa cosa, su entrambi i colori poi, e non è che sono proprio prodotti low cost e quindi te rode. Però, boh. Questi qui di Shiglam erano usciti tanto tempo fa. Pack stupendo. Anche magnetico. Oddio mio, cioè, lo spruzzino per quel profumo che mi ha messo paura. Ecco, questo è un colorino. Ah, tra l'altro è simile a quello là. Però questi hanno una formula. Pure questi provateli. Vedete? Bellissimi. Belli, belli, belli. E c'è l'altro che è un nudino. Dove sta? Eccolo. Quest'altro invece che è super nude. Guardate qua. Allora, questo nude è chic. Quest'altro rosino è retro rose. Tra l'altro pesano pure, sono proprio belli pure per fare i regali. Questi ottimi. Me devo ripulire a mano. Mamma mia, che bordello. Sembra che non sto levando niente, ma fidiamoci del processo. Oh, Deborah. Oh, questa qui 08, tra l'altro. Io mi dico sempre, questa è bellissima d'estate, poi la metto. Quindi, bella. Poi questi sono proprio belli come formule. Questi qui. Madonna mia, io non ce la faccio, raga. Veramente i matitoni, questi matitoni qua. Che belli sono. No, questi io non ce la faccio. Cioè, questo è quello marrone che non so dove sta. Ma quelli non si toccano. Questa qui vi ricorda qualcosa? Winnie. Ovviamente, palesemente, copia di Huda Beauty. Il problema è che il tappo se ne va. Bello. Fatto bene il prodotto del tepale, però troppo caldo. Il tappo così, quindi ciao, arrivederci e grazie. Però praticamente il prodotto è nuovo e molto valido. Ottima alternativa, devo dire. Questi qui, sempre matte di Essence. Boh.
Mi piace questo colore, molto carino. Molto bello questo, ma perché? Uffa. Allora, è difficile. È molto, molto, molto difficile. Ecco, questa potrebbe essere una cosa facile. Io questo ho ottenuto almeno uno per il pack, perché è questo marchio che fa questi pack super così. Però tanto io questi colori non li metterò mai. Quindi questo qua si può regalare tranquillamente. È pure ingombrante. Ecco pure questo mi piace tanto, me lo ricordo sempre di Chiclem. A parte il pack, cioè, ma di che stiamo a parlare? Poi non so se vedete, c'è i glitterini. È un nude con i glitterini, ma bellissimo, veramente super opaco anche questo. Mi piace da impazzire. Avanti, avanti, c'è posto. Allora, Chiclem pure questi qui, bellissimi. Pure questo mi sa era uno di quelli che mi piaceva. Mi sa di sì. Esatto. Bello gnoddino. Questo è Mixed Emotion. Mi si era rotto. Me lo ricordo, l'avevo comprato. Mi si era rotto. Io tipo in lutto perché vabbè costano poco, però comunque mi dispiaceva. E in realtà poi me l'hanno rinviato. Io felicissima. Questi qui buoni. Un wristwatch. Questo è carino. Nel kit con l'altro. Oh, questo qua si è suicidato. Bella oggi. Sì. Ok, va bene tutto. Però non mi ricordo che non... era strano sta cosa. Però non era male, il colore mi piace tanto. Mamma mia, raga, sono pessima. Questo qui che cos'è, sempre whiny? Sì, però voi dovete capire pure una cosa. Aspetta, fermi tutti. Io questi prodotti li ho presi, me li mandano quello che Chiclem, c'è tanto Chiclem perché me li mandano. Il resto li ho comprati comunque diverso tempo fa e io non compro trucchi da non so qua. Cioè, raramente adesso compro qualcosa di trucchi, per farvi capire. O se vedete guaini perché vengono dai calendari dell'avvento. Quindi è per quello che dico, non me lo levo questo perché non è che me ne compro altri, capito? Quindi preferisco tenere quelli che ho e usarli. Allora, questo qua... Sapete che c'è molto bello, poi questa linea è bella, però caldi così, basta. Basta, ce l'ho. Fatemi vedere. C'era simili, dai. Però questo mi ricordo che è bello, vabbè, questo lo provo. Sulle labbra, fate conto che l'ho tolto, però, perché sicuramente lo leverò. Questo è bellissimo. È molto molto bello, prodotto in mousse, soprattutto l'odore. E io valuto anche l'odore, eh. Soprattutto prodotti labbra. Mamma mia, sa proprio di dolcetto. Guardate che bello. E poi prodotto proprio in mousse. Mi piace tantissimo questo. Oddio. Oh, c'ho la schiena devastata. Sto proprio in una posizione comoda. Tu chi sei? Sempre Debbie02. Io vi sto mettendo tutti qua. No. Ti sei seccato? Ti sei seccato, zio. Ma veramente? Ma veramente, zio? Eh sì. Ci saluta l'amico. Vedete? Cioè scrive, ma si è seccato, quindi questo si butta. Morto mi è. Questo qua l'avevo preso da Arshinais, mi ricordo. Bellissimo colore. L'avevo già deglatterato, poi l'ho ripescato perché dico, mamma mia, che bello, guarda che bello colore. Tutto bello marroncino. Però non lo so. Profuma pure, raga. Mi devo provare questi prodotti. Ho alzato tutto il letto, benissimo. Questi sono da provare, inutile. Li devo vedere sulle labbra e dire, ok, faccio cagare. Ok, sono bellissimi. Cioè, sono questi i metri di paragone che si possono avere. Non la faccio più, devo bere. Scusate. Tra l'altro non mi vedete in faccia, ma meno male. Lasciate perdere proprio. Allora, tra l'altro ieri sono a dormire alle 3. Che siamo andati al cinema, abbiamo fatto tardi. E oggi sto facendo queste belle cose. Però è l'una, confido in me, fra un po' finirò.
perché finito questi penso il video si stopperà perché sennò durerà un anno. Allora, questi qui sono i glossini di Huda Beauty che sono qualcosa di meraviglioso. Guardate qua. Che buci. Quindi bellissimi. Questo carino, però niente di che. E poi c'è un colore un po'. Ma lo provo. Forse questo se ne va, signori. Perché sì. Tanto mi sta male. Non lo posso tenere solo perché è Huda. Mi sta male. E questa è la vera chicca, cioè questo d'estate. Ciao. Boom. Ok? Di che cosa stiamo parlando? Bellissimo. Mamma mia, ce la faccio, ne la posso fare. Che bello, me l'ero scordata. Stila, in un kit questo l'avevo preso. Bellissimo nude questo, mo ricordo. Mettiamolo qua. Bello, 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 bello. Ma sto flash fa luce gialla comunque, io non sto capendo. Boh, non lo so. Vabbè. Comunque. Questo si tiene, ovviamente. Questa qui. Tu che cosa sei? Ah, in my body suit, sweet suit. Bello questo. Però sarà ancora buono? L'odore non è dei migliori, solo che il prodotto a me pare ancora valido. Ma raga, puzza come la morte, cioè, veramente. È bellissimo, però no, puzzi troppo, zio, c'è. E purtroppo per mente poi fa una doccia, un po' passa così. Fate caso alle battute di quest'ora. No, questo va buttato, mi dispiace, però puzza troppo, cioè veramente non posso tenere cose così, basta. Sono una persona nuova. O ci provo almeno. Chi sei tu? 13? No, che 13 l'abbiamo? 23. Pure questo era diventato abbastanza famoso. Che è successo? Si è abbassata la luminosità qui? Boh, non so che sta succedendo. Questo qui lo mettiamo qua. Beh, il signor 23 mi è un po' scuro. E questi colori così scuri io non li sto più mettendo. Scusate un attimo. Ok, scusate, non capivo la luce. Questi prodotti qui io non li metto più. Cioè, belli. Questo è bellissimo. Però forse mi sta male, mo. Cioè, non mi vedo più queste cose. E forse vi dirò pure questo. Troppo scuro che era inizialmente questo. 03. Me li devo provare. Questi mo li proviamo tutti. Me li provo sulle labbra. E vi dico. Qui se levano più gli swatch. Molto bene. Prendiamo altre salviette, queste qua del Mauris, niente male, anche se penso mi servirà l'olio perché... Ormai... Vabbè, lasciamo verde. Infatti mi tocca usare dopo l'olio. Ce la faremo, ce la faremo. Allora, prendiamo anche il fazzolettino. Allora, ah beh. Abbiamo pure questo chiaro. Prima ho detto che avevo solo quello. In realtà c'è pure questo abbastanza chiaro. Caruccio questo. Questo me lo ricordo, è carino. Oh, questi qui di Deborah Fulli a me sono piaciuti tanto. Come tutte le sue cose, linee, le ciprie, illuminanti. E questo colore che se non sbaglio è 13, esatto, è bellissimo. E proprio la formula è bella, tutti super opachi. Però non lo so. Non lo so. Però sì, lo tengo, dai. Troppo bellino. Ah, questi qui. Questi The Mulac. Sono sempre un grande perché. Poiché. Ovviamente sono quasi nuovi. Sono quelli della linea Womanly. Però questo non l'ho usato. Non lo so. Questo. Troppo scuro, cioè questo non lo metterò mai. Questo non lo metterò mai. Che è? Sex trainer. Boh, però aspettate perché mi ricordo che questi addosso poi sono un'altra cosa. Quindi questi non si possono valutare così. Vanno applicati sulle labbra. Che c'è di qua?
Oh, questo si è staccato dal bullet. Cioè, l'unico colore, dico io, l'unico che ero sicura di tenere, che mi sembra un po' più chiaro. Come si chiama? Wilf? Beh, no, nemmeno no. Ma si butta perché si è staccato il bullet, quindi anche no. Quello lo butto proprio. Poi. Ah, aspettate, ce n'è un altro. Questo qui è. Che carino questo. Questo se tiene sicuro. Questa è bambola, mi sa. Ma è più tua. Carino. Allora, signori, siamo quasi giunti alla fine. È un miracolo questo. Vedete che ce ne stanno tante così. C'è questo qui. Sempre sulla scia di questi rosini. Perché poi c'è stato quell'anno appunto dove vi dicevo che andavano da morire. E infatti questo che è di Bottega Verde è la copia sputurata del 13 di Sephora. Però mi pare che pure questo sia quasi finito. L'odore è sempre quello. Però vabbè, finché c'è, finché la barca va, lasciala andare. Magari lo metto dentro qualche beauty. Perché queste così mini sono ottime. Poi il marchio questo qui, ad esempio, che è The Balm. Veramente, questi non ne parla mai nessuno. Non ho mai sentito parlarne nessuno, ma sono una cosa pazzesca. Colori bellissimi, durano tanto, belli opachi e profumano di menta dolce, cioè. Ma guardate pure questo, cioè io questi mo li devo usare assolutamente, troppo belli. Trappello. Questi qui di Cosmify, di Gaia, Visco, Girardi, non lo so mai pronunciare. Questo è color rosino, questo mi sa che è biscotto. Tengo biscotto anche perché vedete che è molto usato, magari cerco di finirlo. E quest'altro che è 04 Timeless Mauve. Magari se mi inquadro è meglio. Lo provo, ma penso che lo do via perché. Boh, non mi dice niente di che. Shiglam, questa che era una tinta. Sì, però io non ho capito il senso di fare una tinta così chiara, sinceramente. Cioè, io veramente non l'ho capito. Cioè, non so se percepisce quanto è chiara sta roba. Ma poi non scrive. Io, sapete, Shiglam l'adoro. Ve ne parlo sempre, mi piace tutto quello che vi pare, però quando floppa, floppa, cioè, c'è niente da fare. Cioè, che colore ha questo? Cioè, veramente. Ciao. Basta. Basta, sei vera ma giusta. Vediamo se riesco a cancellare qualcosa. Bello, mi sono tinta. Domani andrò a lavoro con la monotinta. Che gioia in mezzo. Oh, vedo una cosa stupendissima. Lo sto usando perché sono scema. Questo qui, sempre di Zara. Linea sempre quella lì, matte, che vi dicevo prima. Guardate, bel nude, bellissimo. Questo è proprio bello. Questo è Ultimate Revival. Eccolo qua. Revival. Come vi pare. A sentimento. Mulac. Sempre tu, Mulac. Io questi faccio fatica. Io sono affezionata. Mi ricordo benissimo quel periodo. Queste waffle, appunto. Però. Questi ormai non si mettono perché sono secchi. Però questi non ce la faccio. Questi devo tenere. Forza. Questo qui è l'unico rossetto che ho di Urban Decay. O c'è un altro, non mi ricordo. Che è 1993. È marrone scuro. Però lo tengo anche perché ho scoperto che Urban Decay non sta più da Sephora, almeno è quello che ho sentito. E quindi ce lo teniamo perché quando mai ci ricontreremo qualcos'altro di Urban Decay, mai, quindi ce lo teniamo. Vedete, quell'altro ce n'ho due perché l'ho preso nel kit questo qui di Huda. Però vi tengo perché grandissimi. Questo molto carino, sempre whiny. Ma troppo aranciato questo. Ciao. Però questo è veramente carino. Cioè, anche meno. Aranciato carino, ho questa tinta di Shiglam. Eccola qua. Quindi a questo punto tengo una tinta, no? Confronto a rossettino così. Qui di Wine non è male. Allora, cambia colore. Ci dovrebbe avere glitter.
No, scherzavo. E vedete, infatti la punta è così e pizzica, quindi ingrossa le labbra. Sembra anche un Dior, però ho altri prodotti che mi piacciono di più, quindi via. Però non è male, per carità, eh. Niente Acconciatore freddo, aspettate. Qui è sempre una guerra. Accendi, spegni tutto il tempo. Allora. Questo mi sa dire che va via, però me lo devo provare perché appunto qui sono una cosa i colori. Sulle labbra stavo di in bocca. Sulle labbra è tutta un'altra storia.